Wella ragazzi, ciao a tutti da Rick e bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Elm Creek. E anche oggi siamo qua in compagnia del signor Miticaccio. Ah ragazzi belli, come va? Tutto bene? Buon weekend. Allora compa, ogni tanto sta maglietta cambia, cioè più che altro sta piovendo. Ci dobbiamo mettere qualcosa di più adatto per la pioggia, che qua ci stiamo... Aspetta. Ci stiamo assuppando. Vabbè, ma io tutto sommato sono già vestito. Tutto sommato, vediamo. Magari vabbè, mi metto un cappello. Cappellino, io vediamo che cosa trovo. Così, no, ci vuole qualcosa. E niente, no, vabbè. Vabbè, buono, va. Niente, lasciamo perdere. Di più pesante non c'è niente. Tanto siamo in aprile, non è che farà tutto sto caldo. Allora ragazzi, oggi che si fa? Beh, dobbiamo andare avanti, in teoria ci abbiamo da fertilizzare, diciamo, l'uva, dobbiamo passare l'atomizzatore, ma non è il momento, perché ancora non è cresciuto proprio niente, l'abbiamo appena messa l'uva. Più che altro dobbiamo andare a seminare il sorgo nel terreno 51, perché giustamente mi conviene, perché il sorgo lo possiamo come sempre dare alle galline. Possiamo come sempre farci anche il... come caspita si chiama? Non mi viene. È la farina. Sì, quindi, col sorgo si fa la farina, sì, compa. Tutto, compa, tutto ci facciamo. Però aspetta un attimo. Non mi funziona l'USCHI. Allora, aspetta un attimo. Che simbolo c'ha il sorgo? Ok, vediamo se lo pizzico. Eccolo qua. Va bene, e mo a me di caccio che io faccio fa? Scusami, fammi controllare un attimo qua sto vigneto. Guardatelo tutto, controllami ogni pianta, una a una, compa. Allora, è in fase di crescita. Ma va? Ma io penso... Ma perché ho preso sto trattore? Forse non ce la fa. Io penso che non è da atomizzare, perché non c'è niente ancora. Io sì, penso, no, che vabbè, iniziano a uscire tanto... leggermente, sì, le foglioline. Sì, vabbè, ma tanto ce n'è e di tanto tempo, devi spendere soldi, Da quello lo so. Ti compro i landini, l'atomizzatore, l'arieggiatore e la trinciatrice. Vabbè, va. Per raccogliere l'uva e la Braud. Senti, una cosa alla volta, Ok, intanto sai, non è che se ne andranno un 400.000 euro, no? Se te la faccio raccogliere a mano, non famo prima? Ah, boh, si può fare. Forbice e secchio, sì. Ok, io però sono venuto qua col trattore più lento che ho. Porca miseria. Scusa, perché dice Erbaccia che ieri l'abbiamo fatto ripuntare tutto a... A te. No, a Robby. A Robby. Va, perché dice Erbaccia? Ma che te frega, ma che te importa. Vabbè, ma sarà un po'... Vabbè sì, comunque, compà, qua ci vuole un altro trattore. Ho preso quello più lento che c'è. Questo mannaggia. Ce l'hai? Quel trattore che tu vuoi? Sta dove stavamo tagliando gli alberi che dobbiamo completare. Vabbè, ma ne ho tanti di trattori buoni, Ho preso proprio quello più debole. Ma di trattori buoni in giro ne ho tanti. Mo vediamo. Questo da qua lo dovrei proprio togliere. Oh, devo anche vedere poi quanto mi viene a valere le uova, che le devo vendere prima o poi. Allora, ma... Ah, eccolo qua un trattore buono. Ci devo solo mettere le gomme buone. Ma tu che stai a fare, insomma? Sto finendo di levare quella legna. Ah, la legna, bravo, togli la legna. Esatto, difatti in quel terreno lì, raga, dove c'è la legna, ecco, in quel terreno mi avete detto, Nick, in futuro ci metti un'altra fabbrica, qualcosa. E difatti, in teoria, proprio lì ci potrei mettere poi la fabbrica quella... Come si chiama? La fabbrica quella proprio per l'uva, per fare tipo l'uvetta, per queste cose qua. Quindi effettivamente ci potrei mettere quella lì, in futuro. Vabbè, comunque usiamo questo di trattore, già che l'ho tirato fuori. Allora, abbassa accendi. Toglimi il traffico, mi raccomando. Ma scusa, tu in mezzo al terreno sei, che c'entra il traffico? E devo trasportare la legna alla carpenteria. E beh, è il traffico. Ma c'è sto traffico, ma sai che non l'ho notato? No, non c'è il traffico. E allora, grazie, perché rompi le scale? Male, va.
Meno male, va, va. Perché mi metti sti dubbi? Ah, in tutto perché ciò ho comprato la carpenteria, dove ce l'hai? Nel punto originale. Se no, là ma, sopra. No, ma tanto non c'è andare, vai alla segheria perché la carpenteria è piena. Beh, li appoggi fuori. Ah, e allora vai lì, appoggialo. Tanto che te fai? No, vabbè, ma tanto a dire la verità vai alla segheria, compà, perché tanto c'ho 20 alberi che tra poco sono maturi, capirai? Tempo che finisco lì alla carpenteria. Anzi, a proposito, fammi mettere l'operaio qua. A proposito, mi hai fatto ricordare che dovrei andare a vedere il prezzo dei mobili, perché ne ho veramente già tanti là fuori. I mobili. La carpenteria non è dietro la segheria di regola. Più o meno. Comunque, allora, siamo in aprile. Ah no, si vende a luglio si vendono i mobili. Però qua il prezzo dice che è in discesa. Io non ci capisco niente, compà. Manco io. Vabbè, siamo a aprile ancora, eh. Appunto, già è in discesa. Che fa? Di qua a luglio scende e sale di nuovo? È capace che... lasciamo perdere, non ci facciamo tante domande, compà. 6109. Mette il gioco un po' veloce. Vediamo se sale o scende. No, sta salendo il prezzo. 6120. Vabbè, ah, così strano, magari, così magari smette di piovere che mi sta a rompere scatole. 6142 e basta con sta pioggia. Allora, boh, ore 16. Oh, vado a vendere, va, ma che me frega, sarà mai forse 200 euro in più. Oh, compammi di caccio, che bello, dove vai? Contromano, disgraziato, ah. Però male che non c'è traffico, perché qua non puoi capire che visibilità c'ho io, eh. È la miseria. In prima persona che fa? Non vede niente. Bene, andiamo a pia sta roba. E quindi risolviamo sto problema. E poi che c'era da fa? Boh. Quanto valgono gli abiti? Già che me ci trovo. Mo è periodo, sì. 30.000! Ora è periodo, sì, aprile. Accidenti. Ma dovrei fare una razione mista. Oh, se metti la prima persona mi urlano le vacche. No, meno male, che c'è? Che te la ridi? 400 euro tutta sta legna. Ma veramente, compà, ma non ti vergogni? Manco per portarla fino a qua. Ma veramente, va, compa. Però bene, lì il terreno mo è bello libero. Poi decidi. Poi vabbè, se l'idea mia è quella di metterci in futuro la fabbrica per l'uvetta lì, insomma. No, c'ho altri due. Ah, carichi? Due alberelli piccolini che secondo me varranno 110 euro. E allora, ma che ne saccio, buttali via, che cacchio ti devo dire, non ne vale la ma pena. Ma so io dove li butto, non ti preoccupare. Ma sì, va, che dobbiamo fare, dobbiamo spendere soldi per così? Che te devo dire? Allora. Quindi, andiamo un attimo a fare una razione mista, tempo che faccio anche queste due vendite molto importanti. Ma fino ad allora non possiamo atomizzare niente, insomma. Ma come, perché? Fertilizzare non è più semplice da pronunciare. È perché quello si chiama atomizzatore. È che fino ad atomizzare. Vabbè, va. Stavo a dire fino a lì ci arrivo, ma in realtà non ci arrivo. Che miseria. Oh, atomization. Va bene. Bravo, bravo. Di sì, pure te, non è che stai messo meglio di me. No, è facile. Atomizziamo. Sì. Facilissimo. Sì, se la cominci con la S è quello che piace a te. Dissocio. A posto. Allora, va. Ah, è arrivato alla carpenteria quello. Vabbè, mo ci vado a vedere, va. Ai 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 ai, un bello pastone. Pastone, devi prima di spiegare. Mannaggia, me lo sono scordato. Oh, la retro, mettila.
Avanti. Oh, e namo. Prendi questa mano. A posto. Ok, mi sono fatto una razionata mista. Devo andare a controllare gli operai. Ai 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 ai. Ah, quello quasi che sta per finire di seminare. Lo vedo in buona strada, cioè buon risultato. Avanti, va, che ho portato qualcosa, magnate. Ok, allora vediamo un po' quello che è arrivato alla... Oddio, mi dica, ma che è sta velocità qua? Aspetta. Oh. Dov'è che si vendono i mobili? Andiamo. Mobili? No. Negozi alimentari. LOL. Vabbè, è supermercato, negozi, vabbè, quello, sì. Sì, quello, dai. Sì, fast food, no. Sì, ti immagino un alimentari. Posso venderti dei mobili? Ma tanto in America negli alimentari vendono pure le armi, voglio dire, che te meravigli. Ah, anche sì, hai ragione. Questa cosa non me la ricordavo. Voglio vedere se mi spawna un altro pallet. D'altronde, intanto, no? Vendiamo il pane al bowling. Pure. Vabbè, e metti che là dentro mangiano il panino mentre che giocano, che c'è di strano? È giusto. Negozio alimentari, vabbè, ci mando l'operaio, va. Ok, quindi, vabbè, dobbiamo anche... vabbè, mo tra poco arrivano i soldi, compriamo landini, panini, tutto compriamo. E che passa il treno? Il treno passa sempre quando fai le svolte. Ok. Ma qua ci vuole il rullo di tamburi, ovviamente. Anzi, a proposito, lo vado a prendere. Ma come fai a caricare quello in quel modo? Lo sai solo tu. Allora, ma dove fai a vedermi, scusa? Che ogni tanto switcho nei veicoli e capito lì. Vabbè, quel pezzo, dai, lo pianto lì stesso, facciamo crescere un altro alberello. Andiamo, cingolan, andiamo. Ok, allora, un operaio ha completato il lavoro, ma chi? Ah, è arrivato quello che deve fare la vendita. Ok, vai operaio. Oh, che sta a fare quello? Oh, ma qua già ci siamo passati, basta. Ok. Ci puoi andare di qua? Ok. Allora. Ok. Allora, poi lo mando quindi sopra, terreno 15 più o meno è di strada. E vai che se vendono i mobili. Vai che arrivano i soldoni, mo. Ya. Yeah. Poi. 30.000 euro, va bene. Quanti ne hai venduto? Solamente uno? No, sei. 6 pallet 30.000 euro. Oh, 6.000 euro a pallet, che te devo dire? Ok, quindi vabbè, cominciamo a dare un'occhiata allora a quello che dovrei comprare. Uva, eccolo qua, landini 39.500, cominciamo da lui per ora. Poi l'atomizzatore, landinino, 3 punti, sì, standard dovrebbe andare bene. Configurazione motore, ma penso che ce la dovrebbe fare anche col motore base, no? Vabbè, per ora lo pigliamo base e poi vediamo. Compra 42.000, che è cambiato di prezzo? 3.000 euro opzioni, 3 punti, no, non gliene diamo punti. No, niente punti, vabbè, diamo giusti i punti in testa, vamoni, I punti, dico, ma quali punti? I punti fedeltà. Dice 3 punti, 3.000 euro. Caro, vai, sottostante. Vai, spendi sti soldi, vai. Va bene, l'ho comprato. E mi sa che devo pigliare pure l'atomizzatore adesso, però, perché sennò che me ne torno a casa senza. Vabbè, costava poco alla fine, non è che... Chiedi.
Chiedi questa mano. Aspetta, ci vuole. È liquido, mi pare, no? Quello sì, che sì. Usa. Non mi urla nelle orecchie, l'ho capito. Sì, okay. Sì, ho detto, compaccio, ho la voce un po' squillante. Pronto? Appunto, tu stavo a dire, rispondi. 242.000 euro. Vabbè, ancora poi c'è da comprare, ragazzi. Due spiccioli. Ma una cosa a volta. Difatti, ma l'ho comprato. Sì. Ah, devo comprare il cosino. Oh, no, no, no. Allora, pallet liquido, fertilizzante liquido. Ma non è un poco troppo caro? Che miseria. Fertilizzante liquido, vabbè, compra. E namo. Ok, ci abbiamo l'atomizzatore e il landinino. Abbiamo speso più o meno un 30.000, 70.000 euro più o meno. Carica. Ok. Mi, tutto se l'è preso. Altro che. E mi sa che piglio un altro pallet allora, oh, e che fa? No, no, non ne consuma tanto, compà. Quanto hai messo dentro? 2000, 50%. Basta. Va bene. Ok, raga, quindi abbiamo il landini e ci abbiamo anche l'atomizzatore, quindi per fertilizzare l'uva. Cominciamo da questo e poi... E poi vabbè, ovviamente la raccogliuva la prenderemo quando arriva il momento. Magari la becco in offerta. O più probabilmente mi sbuca fuori il landini usato. Ma vabbè. Almeno ce l'ho. Almeno io ce l'ho. Allora, devo andare a vedere quindi gli abiti. Che li dobbiamo vendere. Quelli che so, pure che so pochi. Però so soldi. Già. Allora, mo dove lo vado a parcheggiare? Quasi quasi lo metto nel fienile, tanto è tutto così piccolo. Sempre che non c'è qualcosa in mezzo, beh sì. È così detti così. No, ma qua dentro è troppo stretto. Ah, però lo mettiamo qua allora, va. Per ora. Che miseria come te giri subito. Ok, boh, l'automizzatore lo usiamo poi, ragazzi. Diciamo la prossima volta, quando arriverà il momento. Perché ancora non c'è minimamente niente. Qua spegni il motore. Questo va bene. Mi ricaccio sempre in giro con quel coso. Arrivo. Ok. Dove li vendo gli abiti? Mo si vedrà. Ah, c'è ancora questo qua, raga, è vero, lo devo togliere, ma me ne dimentico. Devo togliere la trincia lì, insomma. Oddio, oh, dove vai, carre? Qua c'è anche un peso. Quando ho ripristinato il trattore lì, non mi ricordo. Mo per pigliarlo sto peso. Facciamo il giro. Ce ne stanno abiti? Ma che? Non c'è neanche un pallet, mannaggia. Avevi detto che ce ne avevi 10 da parte. Già venduti, pensavo che almeno ce n'era uno, due. Già fatto, no? Non ce n'è neanche uno. Andiamo a vedere, pensavo che c'erano abiti. No. È che è lento quindi, a fare, non è che... Quindi hai guadagnato 300.000 euro. Sì. Niente, raga, qui, ahimè, non c'è niente da fa. Ce ne possiamo tornare indietro, allora. Va bene, quindi per ora, raga, l'abbiamo giusto comprato. Vabbè, potrei mettere il gioco veloce e far passare una giornata, sì, dai. Tanto ormai abbiamo fatto tutto. Dobbiamo rullare il campo. Mo' sono scordato. Però ci avevo messo l'operaio, a che punto è? Beh, l'operaio a dire la verità ha quasi finito di rullare qua. Due passaggi deve fare. Che non è cresciuto niente, per fortuna. No. Andiamo. L'ultima passata. Che poi tanto il rullo, vabbè, la resa l'aumenta di pochissimo.
Ok, perfetto. Ma pare che fino a qua ci siamo. Difatti l'uva non c'è ancora comunque. Già. Avanti, buona. Vuoi tornare in farm? Ok, gioco veloce. Non mi pare che... No. No, no. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Sì, 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 adesso, 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 adesso. Ok. Vediamo, dunque... di andare a prendere lui il landinino. Puoi controllare l'uva se vuoi, ma vabbè, che tanto sappiamo che difficilmente. No, scusa, lo volevo dire le uova. 3.699. Vabbè, però è in crescita, poi si vedrà. Devo fare il giro qua. Vai, landinino. Ok. Maggio non si raccoglie niente. Ok. No, 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 no. Da che parte si entra qua? Allora, mi infilo. E vado. Ok, per terra c'è tipo dell'erbaccia, no? Ma vediamo, ma che vengo. Là si passa la trinciatrice, però. Sì, sì. Ok, allora, le prime due fila, in teoria, sono andate. Vediamo, fertilizzato, direi, credo. Non ci sto a capire niente. Ma è fertilizzato o no? Sì, sì, qua c'è l'erbaccia. Vai, vai, fertilizza, fertilizza, compà, fertilizza. Ok, qua fertilizzato 0%. Vai, vai, sta fertilizzando, sì, 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 sì. 40%, 30%. Ok, qua bisogna trinciare poi il prossimo episodio, compà. Va bene, va bene. Va bene. Ma sta fila l'hai saltata? No. Scusa, se non becca a destra a sinistra? Ma devi entrare in ogni fila. Dici? Sì, sì. Ma io pensavo che ne beccavo, cioè, becco destra a sinistra, dico, non è uguale. E qua dietro invece come fai a spruzzarlo, scusami? Ah, hai ragione. Pensavo che bastava passare. Pensavo, dico, vabbè, le avrò beccate tutte e due allora. Non lo sapevo. Quindi mi sono fatto tre strisce. Sì. Con questa sono tre. Devo andare adesso in quella là. Questa striscia qua. Oh, vedi, 50%, 50%, ora sì. A posto. 50%, ora sì, compà, vedi, non ti dà 35, 38, vedi? Ah, e non lo sapevo, compà. Pensavo che, dico, becco sinistra, destra, basterà. Ok, mo devo azzeccare il buco qua. Va bene, allora, dai, però purtroppo il tempo è volato via. Ci dobbiamo fermare, raga. Ragazzuoli, speriamo che il gameplay vi sia piaciuto. Come sempre vado a ricordarvi che in descrizione trovate il canale di Miticaccio. Trovate anche un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati, i miei social e tanto altro. Noi, ragazzi, vi salutiamo, ci becchiamo presto. Ciao, alla prossima, raga. Ragazzi, alla prossima! Ciao ciao!